Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul canale. Oggi voglio farvi vedere un deck del ladro, a mio parere molto performante e anche divertente da giocare. Stiamo parlando del DK Miracle Rogue, ovvero un mazzo che ovviamente è basato sul classico Miracle Rogue. E bisogna anche dire che l'espressione Miracle è stata coniata dal grande Colento quando ha creato il primo prototipo di Miracle Rogue tempo fa. Mamma mia, qualcosa di spettacolare. Comunque, andiamo a vedere di cosa si tratta. Allora, ho messo due backstep, ovviamente carta fondamentale, soprattutto per avere token con il banditore di Meccania, ma mi sembra naturale, insomma. Due coin contraffatti, sempre per la stessa ragione. Due preparation, due hallucination, due Squash Burglar e Patches. Mi stavo impicciando con la pronuncia. Poi un Talnos, due sventramento, due di queste che sono veramente molto buone per aggiungere una Razor Petal alla tua mano, per avere un altro token di magia che fa un danno, sempre per poter scombare con la Vilespine, che sarebbe il minion che andremo a vedere più avanti, che ha fatto veramente svoltare il Rogue con l'espansione di Angoro. Poi abbiamo il grandissimo Edwin Van Cleef, immancabile veramente. È bellissimo quando ti cavi da prima mano e tu hai subito due coin, mamma mia, preparation, altre magie. Ci sono certi video in cui lo cavano 12-12 al turno 1, bellissimo, oppure 10-10, vabbè, qualcosa di allucinante. Poi un Fan of Knife, ne ho messo solo uno perché di due non ce n'è bisogno, e anche perché ho dovuto far spazio ad altre carte, ad esempio come la Mimic Pod. Ne ho messe due, carte con cui sto trovando benissimo, permette di aggiungere pezzi importantissimi alla mano, come ad esempio l'Arcane Giant. Nota, questo Miracle non gioca la versione con Leroy e i doppi Cold Blood, anche se è possibile fare una versione con Leroy e Cold Blood, perché no, assolutamente. Poi un avventuriero risoluto, ecco perché ne ho messo il secondo ventaglio di lame. L'avventuriero risoluto è veramente fantastico, se l'avversario non riesce a buttartelo giù è finita veramente. Poi uno Sherazin, che carta ragazzi, io pensavo facesse schifo all'uscita di Angoro, mi sono sbagliato, tant'è che l'ho craftato perché è una carta meravigliosa, mamma mia, ma è fantastica, ti si rigenera sempre, hai sempre la certezza di un 5-3, quasi sempre la certezza di un 5-3 sul campo, perché a volte può essere non riesce a giocare 4 carte in un turno. Poi abbiamo due Vilespine che ci permettono di uccidere così a gratis un minion con semplicemente una combo, e noi abbiamo tantissime carte a basso costo per fare una combo. Due banditori di Meccalia, che ne parliamo a fare. Una Vanish, la gioco perché a parte ho visto molte liste che giocano pure due Vanish, però ho deciso di metterne solo una e fare spazio appunto alle carte di cui vi ho detto prima, poi perché due Vanish sono un po' troppo pesanti, ecco. Ma una è veramente molto buona perché permette al ladro di avere un altro turno in più per magari poter pescare dei pezzi importanti per poter chiudere la partita. Poi Valera the Hollow, che poi con il suo Hero Power ci permette di giocare delle carte in più, diciamo la combo più importante. Ci sono infinite qua in questo mazzo, cioè ti puoi aggiungere due, puoi giocare un altro Swash Burglar, poi un altro avventuriero risoluto, insomma. Ma la combo più importante è quella con i giganti arcani, perché essendo loro a costo 0, la maggior parte delle volte poi possono essere pure a costo 2, costo 3, ne hai uno in più e quindi fa sempre bene. Ragazzi, che dire, andiamolo a provare. Tra l'altro ragazzi, ho raggiunto il rank 4 grazie al midrange Bone Hunter, anzi no, non proprio midrange, più control che midrange. Il problema è che ho registrato con il portatile e mi sono sfanculate tantissime di quelle registrazioni e voi non avete idea. A parte che devo settarlo meglio, sì, però sto avendo dei problemi allucinanti con OBS, veramente. Il nuovo OBS non mi permette di registrare le schermate dei giochi più importanti. Ho perso pure il weekend gratis di Rainbow Six, che mi ha fatto una registrazione di merda, veramente, pessima. E niente, cioè sono veramente deluso, soprattutto perché Sony Vegas non accetta gli MP4, quindi qualche video che ho fatto di questo Hunter, cioè non me l'ha messo, non me lo fa editare, però ce l'ho, devo trovare un metodo. Ok, bellissima mano, bella. E noi lasciamo così, sperando di non pescare Patches, ovviamente, vero? Oh, bello, mamma mia, ci sta un Van Cleef. Shatter, vabbè, non conosciamo mai noi i nemici, quindi carta inutile. Se ci fosse un Van Cleef adesso, ragazzi, se ci fosse un Van Cleef adesso,
farebbe il bordello. Dove sei, Van Cleef? Dove sei? Io ti chiamo. Bello Patches, soprattutto perché si toglie poi dal deck, cioè un mini cambiamento che ti permette di pescare più velocemente le carte che ti servono, togliendosi proprio lui dal mazzo. Vabbè, questa è proprio una piccola cosa, ecco, una sciocchezza. Però un'altra cosa bella di Patches, quante cose belle che ha Patches, oltre a un'ignoranza suprema. Facciamo così, backstab qui e distruggiamo questo. Ok, lui fa Fire Blast, quindi abbiamo, magari mi esce Fan of Knives, ottima. Peschiamo una carta. Vabbè, ottima anche peschiamo, cioè. Diciamo, ho fatto un intelletto arcano a metà. Apprendista del culto e Frostbolt. Deve essere rimossa quell'apprendista. Bello Edwin. Arriva in tempo? Diciamo di no. Peccato, perché ho bisogno di sventramento. Allora facciamo una cosa, facciamo una Razor Petal, un danno così e ci stiamo fermi. L'Hallucination la usiamo? No, perché poi il turno dopo avrei 3. Allora aspettate un attimo, 1 più coin più Eviscerate. L'ho detto malissimo ragazzi, perdonatemi. E quindi le combo ce le abbiamo per Edwin. Eviscerate, mamma mia, che meraviglia. Madonna, questa non si può manco rimuovere, perché c'è un po' di pesante. E vabbè, se no possiamo fare Hallucination, Hallucination. Allora, aspetta, vediamo prima cosa ci esce da Hallucination. Misti arcani. Se mi vanno bene, se mi vanno almeno due qui, posso permettermi di fare sventramento. Anzi, almeno uno. Uno almeno, dai. Porca puttana! Dai! Che schifo, tra l'altro. Non solo fa... Vabbè, lasciamo perdere, va. Lasciamo perdere. Allora, no, assolutamente Cabalist tutta la vita. E giochiamo Edwin. 10-10, tanto c'ha Polymorph. Ok, mi sto zitto. Oppure Coin Meteor. Non mi ricordo se il coin ce l'ho io. L'ha preso... No, il coin l'ha preso lui. Coin Meteor, Polymorph. Ah, no, giusto, ok, quindi siamo tranquilli. Buona così. Ottimo. Speriamo non sia Counterspell. Se è Counterspell me l'ha buttato proprio là. Bellissima pure questa, per fare uno spell damage. Vediamo un po' se è Counterspell. Graziosa. Andiamo in faccia. Neanche con l'arma. Assolutamente, pushiamo. Glifo potrebbe prendere la soluzione per levare quell'Edwin. Mamma. Tra l'altro ragazzi, non sono un grande giocatore di Rogue, quindi perdonatemi se faccio qualche cazzata. Sarà probabile. Oddio, se riesco a rimuovermi quell'entità speculare sarebbe eccellente, veramente. Qua, se non mi esce una magia token da usare in risposta a una probabile counterspell, sono fottuto. Ah no, beh, gioco Sherazin. Spero di non regalarglielo a lui. Qua è impossibile giocare attorno ai segreti, avendo così poche carte. Meglio il Cabalist adesso o Sherazin? Meglio Sherazin. Però poi... No, meglio il Cabalist. Però potrebbe esserci Counterspell. No, Sherazin, dai. Attacchiamo qui. Quanto è bello Sherazin. L'artwork mi piace un sacco. Certo che lo Shatter dallo Swash Burglar. Mamma che bruttezza. Fireball e mi riesce a traddare finalmente l'Edwin, un altro segreto. Brutto. E se ne vanno quelle cose lì. Oddio, ma è un secret mage. Wow. Attacchiamo qui. Questo lo sfondiamo. Ok, posso pure farmi il revive se mi escono buone carte, quindi spacchiamocelo. Mikpod, che era una counterspell. Ok. Però una carta me la dà gioca. Ah. Ok. Proprio così bruttamente. E noi ci aggiungiamo tre belle magie alla mano. Tre non ne riusciamo a giocare purtroppo. A meno che non mi esce uno di
classici token. Ok, 8 mana che poteva fare? Oddio, è brutto dare una Mimic Pod a, al mago, ma non c'erano, non c'erano alternative. Se avessi fatto Kabbai sarebbe stato pure peggio. Oddio, Simulacrum, per fare cosa? Per giocare la Maga Quinto. Ok. Ok. Ok, il token ce l'ho. Così siamo un'altra cazzo di counterspell. Ok, perfetto. Eh no, qua devo fare forza flame strike. Iceblock non lo giochiamo, giochiamo il Frozen Clone. E ci stiamo fermi. Bello! Due copie! Bellissimo! Mi piacciono! Vanish, ottima carta adesso. Ma anche il Bally non mi dispiace. Segreto, Mirror Entity. Mio Dio! Oh mio Dio! Pazzo! Qualsiasi magia che si gioca adesso è una bellezza. Tiago, gioco una magia, ti scongiuro. Prendo tanti di quei token io che non immagini. Dai, almeno una. Firelands, ottimo. Due token, dai così. Poi c'ho Vanish e siamo tranquilli. Aia. Il Kmao, che schifo. Che sfigato. E Frostbolt. Abbiamo 4 coin. Madonna. Bello. Che bello. Ci giochiamo anche Sherazin. Lui mi fa un sacco di danni a conto suo. Però io c'ho l'Iceblock che mi hai gentilmente regalato. Oh, il Gajessan. Ho le migliori offerte sul mercato. Va bene. Talnos. Qua un altro coin per forza. Lui si riempie la mano di coin. Madonna, che partita strana. Preparation. Quindi c'è un altro coin. Mo mi scade il turno. Merda, mo mi scade il turno. Devo giocare per forza Iceblock, quindi devo fare attenzione. Preparation di nuovo. Un altro coin. Dai, dai, veloci. Veloci. Aiuto. Dai. Vabbè, prima faccio le cose sicure. Cioè attacco così. Dai, dai, veloce, vai Spine, eh no, devo fare prep, ice block, dai, magari mi esce l'Ital, dai, devo fare prep e ice block, dai, Mimic Pod, quindi prep, Mimic Pod, non c'è tempo, Arcane Giant, eccolo, mi serve, ma perché la roba va così piano? Aiuto! Il gace... Che cazzo succede? Aiuto! Ma io faccio pure bruciare la carta. L'avventuriero risoluto, eh! Ho perso il turno. Dai, faccio bruciare una bella carta, su. Ah, questa è la Mimic Pod. Ok, se c'è... Oddio, se c'è il mangiatore di segreti, mi incazzo! Era l'unica carta che aveva in mano. O sbaglio? Gli ho regalato un sacco di coin. Che turno. Mamma, che turno strano, giuro. 4 e Ice Block. Mamma. Che ha tolto il della gabbarista. Così succoso. Così formoso. Bellissimo. Non vuoi fare niente. Amico, fratello. Non vuoi fare proprio niente. Ma che partita. Coin. E lui mi dà un sacco. Vabbè, ovviamente non succede niente. Quel Bargol Valley che ha giocato mi ha salvato veramente. Così si impara a giocare tutti quei segreti. Ne gioco uno io e mi è uscito tra l'altro anche al Cabas. E ti fa in culo. Mi vuole far crashare giocando tutti questi coin. Dai, arrenditi su. Vabbè, mi scoccio di fare cose, quindi... Vai via, muori! Che partita, mamma mia! Spettacolare! Mamma mia! 10 gold! Andiamo a farne un'altra! Questa è stata veramente divertente! Siamo contro Malfurion! Quindi sarà difficile! Qua devo tenermi una prep! 1 e 2! Doppia prep e avventuriero risoluto! Bello il piratino.
che mi aiuta, dammi una buona carta. Oddio, Kun. Beh, simpatico, una carta molto elite, però quella a 10 armatura, mi piace. Jade Idol, ok, noi possiamo trattarlo con l'arma. Thalnos, no, non giochiamo adesso. Poi abbiamo l'avventuriero, buono. Dobbiamo mettere subito pressione con l'avventuriero. Quindi ragazzi, ci esce una bella magia da 3 mana. Allora, il druido tu lo fotti se giochi aggressivo e bello, mamma mia. Ok, se giochi aggressivo e bello non è una bella risposta. Dicevo, se giochi con delle... se hai delle buone carte all'inizio, ecco, lo fotti. Lo fotti, ecco. Io sono nel range perfetto di una spazzata. Ma se io non volessi entrarci in questo range, ragazzi, io uso un coin per senza niente. Lo uso, veramente. Non vorrei perdere il mio avventuriero risoluto. Vediamo un po', perché se lui ha spazzata, l'avrebbe fatta lì e avrei perso. Vabbè, nulla toglie che può fare spazzata. Avete visto? Meno male che ho giocato il coin, ragazzi. Bisogna anche vedere. E mo, ragazzi, senza quel coin avrei perso. Senza quel coin avrei perso. Malfurio nel pestilente. E io voglio giocare più carte possibili. Però, porca puttana, Malfurio nel pestilente non è male. Non è assolutamente male. E neanche il Druid of the Swarm. E se giocassi pure una preparation qui sarebbe veramente sprecata. Però, minchia, Malfurion però ci aiuta. No, prendiamo Malfurion, dai. Giochiamo Thalnos. Siamo pronti? 7 danni. Vai così. Questa è la vera essenza del Miracle. Preparation no, dai. È un abuso usarla adesso. Se c'è un'altra spazzata, oh, è rotto in culo, che devo fare? Cioè, certamente avevo le carte per portarlo a 5 di salute. Però è uno spreco immane, ragazzi. Bello Nourish, ragazzi. Avviciniamoci verso la nostra vittoria. Se tradda Thalnos mi fa pure pescare. Ottimo. Vediamo un po' cosa mi dà. Counterfeit Coin. Bello. Arcane Giant. Che possiamo giocare. 7-6. Sì, possiamo giocarlo. 7. Dobbiamo usare una prep. Qual è il problema? Tanto ragazzi, siamo messi benissimo. Attacchiamo pure con l'arma. Ottimo. Ho usato il tutto e per tutto. Se mi gioca qualcosa per recuperare. Ok. Ho paura perché il druido può recuperare. Non dico facilmente. Ecco, ha fatto la Wild Growth perché lui in mano ha sicuramente. Bello l'altro Arcane Giant. Dai così. Ha un Ultimate Infestation. Però non ci risolvi nulla, mio caro amico. Ecco la tua carta rotta in culo. Tieni. Vediamo un po'. Ma quanto è rotta l'Ultimate Infestation, ragazzi. Non avete idea. Cioè, è veramente una carta rottissima. È troppo forte, non c'è niente da fare. Innervate lo sapevo. Per fare cosa? Ira Silvana. Però 8 più 8, 16. Lui c'ha 12 di salute. Lui pesca per trovare disperatamente l'ultima soluzione. E fa con Seed. Bellissimo. Ragazzi, che bella partita. Quasi quasi ne giocherei pure due di avventurieri risoluti. Però non lo so. Poi magari si distoglie l'equilibrio del mazzo. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Questo mazzo a me piace veramente un sacco. Che dire, grazie mille per avermi seguito. Iscriviti se non sei ancora iscritto. Lascia un bel mi piace per supportare il canale. Tranquillo, arriveranno altre decklist e anche un torneo di Hearthstone. Quindi rimani sintonizzato. Voi mi trovate nei social in descrizione. E ci si becca al prossimo video.